Grazie. Grazie, grazie anche da parte mia. E grazie non solo per l'invito, ma per i motivi, per le cose che diceva Gianfranco adesso, insomma, per aver portato questo tipo di iniziativa in questo posto che ne ha disperatamente bisogno. Quindi, insomma, gli siamo grati, credo, ma se non è una captazione a buon mercato, ma è davvero importante che succeda. Io dico poche cose, anche perché a mettersi in fondo poi c'è sempre il rischio che qualcuno dica tutto quello che avevo in mente, no, perché mi attacco a quello che diceva Gianfranco. Anche per me la questione dell'incertezza è una questione fondamentale qui dentro, fondamentale perché va ben oltre l'applicabilità e il quanto sarà applicata, ma insomma abbiamo, da piccoli sociologi abbiamo studiato sui testi di Crozier che dicevano che c'era il potere e il controllo dell'incertezza altrui, e qui siamo davvero di fronte a questa cosa qua. È molto brutto quello che la repressione provoca, è altrettanto brutta la minaccia della repressione nella misura in cui quell'incertezza, quel potere disporre del tuo, della tua vita e delle conseguenze delle tue azioni, forse sì, forse no, forse domani, forse dopodomani, è un elemento, è veramente una forma brutale di esercizio del potere, e quindi ben oltre la questione va ben oltre quanto poi questa forma di repressione spropositata, eccetera, come hanno detto bene tutti loro, verranno messe in atto. Aggiungo due cose o tre. La prima riguarda questa operazione di distinzione e di divisione a mezzo di provvedimenti che sono sempre più piccoli, sono sempre apparentemente più specifici, che individuano popolazioni che sono sempre in qualche modo più particolari. Oggi leggevo, prima di venire qui, l'emendamento di maggioranza che dice no, lo riformuleremo per essere sicuro che questa cosa non possa essere estesa, che non sia una norma cappella dentro cui si puniscono tutte le forme di associazione e via discorrendo. Questo è, come dire, io non lo trovo per niente consolante. Trovo che le forme di repressione tanto più si frammentano e tanto più si indirizzano a popolazioni molto piccole, che fanno sì che se io non sono un rave, se io non sono appartenente a quella subcultura, in qualche modo possa sganciarmi da quella repressione, mi sembra una strategia molto efficace, mi sembra una strategia niente affatto casuale. Di fatto, per chi come me studia questioni di povertà, di welfare, eccetera, questa idea che Marco Revelli le chiamava le cittadinanze separate, che piano piano c'è un insieme di leggi, di norme, di potenziali condizioni e ricompense che riguardano sempre pezzetti più piccoli di quella popolazione, e quell'operazione lì di divisione ha come primissimo effetto una frammentazione che rende più difficile qualsiasi forma di opposizione. Paradossalmente mi viene da dire, ma scusate se lo brutalizzo un po', se fosse stata più ampia sarebbe stata anche più visibile, più riconoscibile, più facilmente impugnabile per chi la vuole contestare. Se diventa il pezzetto con cui me la prendo con il pezzo rave, sarà vicino al pezzetto con cui me la prendo con le occupazioni abitative, che sarà vicino al pezzetto con cui me la prendo con la lotta alle grandi opere, con i blocchi stradali e via discorrendo, credo che questo tipo di frammentazione sia qualcosa che indebolisce moltissimo le forme di opposizione, che peraltro sta in un quadro di frammentazione delle condizioni di vita che sappiamo bene, legata alla precarietà, eccetera, eccetera, che rende le forme di azioni politiche più difficili da mettere in atto, che rende le identità collettive meno immediate, non che non ci sono più, ma che vanno costruite più pazientemente, più faticosamente, perché sono lontane nello spazio, nelle culture. Quindi il primo punto mi sembra questo. Non trovo consolante il fatto che questa cosa venga specificata, anzi lo trovo indicativo di un modo di agire che funziona e che funziona sempre di più. Anche perché, e la seconda cosa è ovviamente questa, tanto più discuto di chi sto reprimendo, 50, 49, 60, eccetera, eccetera, e tanto meno discuto della repressione, cioè tanto più incomincio a mettere lì un quadro in cui tutto questo è legittimo e l'oggetto del contendere non è più reprimere sì, reprimere no, ma è chi
reprimere, quindi ci sono i più buoni, i più cattivi, se puliscono, se non puliscono, se occupano, non occupano, se pagassero la SIAE forse allora andrebbe bene, e quindi diventa un po' complicato da quel punto di vista lì, però l'effetto è che discutere di dettagli fa perdere di vista, e io ho la sensazione che nel commento del discorso pubblico stia funzionando proprio così, perché stringe lo sguardo su quel pezzo di popolazione. Siamo sicuri di beccare proprio loro e non beccare gli altri? Mamma mia, viva, se stiamo beccando proprio loro, dobbiamo essere contenti di questo, però l'effetto nell'opinione pubblica mi sembra che vada in quella direzione. E poi c'è un'altra, anzi due brevissime questioni, scusate, ci sono 6.000 gradi qua dentro, sto per svenire. Altre due piccolissime questioni. Una è, ed è una domanda, ma che cosa si vuole contrastare con questa cosa qua? Quanto è casuale, quanto è il momento che richiede che mentre sto facendo una manovra che avevo giurato su tutto quello che mi è più caro, che non avrei mai fatto, serve a distogliere l'attenzione, allora è il momento buono direi, perché ci sono i fatti di cronaca, e lì dentro cosa si colpisce? E ho cominciato a segnarmi un po' di cose, sono tantissime, io non so se forse questo specifico tema non è così casuale. C'è dentro l'uso degli spazi, e quindi l'appropriazione, l'autogestione, l'occupazione, via discorrendo. C'è dentro l'aggregazione, c'è dentro uno stile di vita non conforme, non decoroso, via discorrendo. Ci sono dentro i giovani o le giovani che sono oggetto, dicevate prima, lo diceva bene Elena, che tra l'altro poi sono sempre meno appetibili dal punto di vista elettorale perché sono disaffezionati, e quindi, come dire, bastonare non costa niente, e quindi c'è l'elemento generazionale. E poi c'è quell'elemento politico, su cui già tanto abbiamo detto, perché sono subculture, quanto politiche non si sa, da un lato mi viene da dire che c'è una squalificazione della politicità di quegli episodi, dall'altro mi viene da dire che c'è una chiara percezione del potenziale politico di quelle forme, che sono forme di azione, che sono anche forme di azione, di questo chiacchieravamo forse con Elena qualche giorno fa, che sono anche forme di azione in cui si rivendicano modi di esprimersi politicamente che sono diversi, e quasi a volte viene da pensare che è un pezzo di politica, quella lì, la democrazia rappresentativa che sta in crisi, eccetera, che reprime tutto quello che vede non pericoloso per il suo potere, per il potere del momento, ma davvero per quella forma di agire, quindi quell'operazione di squalificazione. Non lo so, sono tante cose insieme che prima mi facevano dire, chissà, forse l'hanno fatto anche a caso, perché io ci credo molto nella ottusità delle istituzioni ogni tanto, che, il random, la sociologia ce lo insegna, è molto più frequente di quanto pensiamo, però tutte queste caratteristiche mi fanno dire che se li mettiamo insieme forse questo oggetto qui non è un oggetto casuale, ma che racchiude veramente un sacco di tratti delle cose che non funzionano e che ben si presta a essere allargato. Finisco con una questione, anche questa è già emersa, citava Alessandra prima, però credo che come molti di noi hanno già fatto prima, tutto questo vada posizionato dentro una strategia più ampia. Quello che mi viene, scusate, stavo osservando, quello che mi viene da dire per le cose che studio e per le letture che faccio è che qui tenerlo insieme a tutta questa politica di contrasto al reddito di cittadinanza e via discorrendo, sia un elemento fondamentale. Che il modo in cui la mano destra e la mano sinistra dello Stato viaggiano vada sempre tenuto presente, perché qui abbiamo quello scenario di incertezza che si ripropone su tutta la partita dei diritti sociali. E che di nuovo non è uno scenario di negazione, ma è di nuovo uno scenario di incertezza. Questi che stanno dicendo chi può lavorare avrà questa misura. Ma che vuol dire chi può lavorare? Chi sta in un posto dove il lavoro c'è, chi ha due braccia e due gambe, chi, non lo so, chi ha il genere giusto, chi lo sa. Potrebbero essere un sacco di cose differenti, no? Però è quello stesso scenario di incertezza che si ripropone dalle due parti. La cosa molto rischiosa di questo meccanismo, e anche del merito si è già parlato, è che
quando la mano destra dello Stato si fa più visibile, l'azione che è ugualmente disciplinante, che è ugualmente controllante, che non è il potere che reprime ma che è il potere che produce, se vogliamo, riconduce a categorie famose, agisce in modo sempre più invisibile. Perché? Perché la repressione è quella che catalizza lo sguardo su quell'azione di disciplina della popolazione, e l'altro pezzo, che sia la scuola, che sia il welfare, che sia la sanità, eccetera, eccetera, mette in atto le sue dinamiche, che sono dinamiche di controllo, soltanto operate con strumenti diversi in modo più invisibile. E quindi credo che questo sforzo di tenerlo insieme non solo nel quadro di una repressione che è ampia, ma nel quadro di una produzione di una società differente, vada fatto, e che, insomma, per quanto faticoso sia, dobbiamo monitorare, dobbiamo informare, e a noi ci tocca monitorare tutto, e tutto il modo in cui queste cose interagiscono. E direi basta così. Grazie.